Rino Tommasi, buonasera. Buonasera, buonasera. Ciao Rino. Ciao. Ecco. Ciao Rino, buonasera. Tutti qua, Rino. Rino, Patrick è sempre... È tutti al centro della difesa. Certo. C'è Patrick che è sempre contento di annunciarti, perché può arrotare la R di Rino quando... Sì, che mi viene bene poi. Mamma mia come ti viene bene. Mamma mia, la mia... Che so che si potrebbe levare un R moscia, ma alla fine ci sono... Beh, ti è stato anche detto, insomma. Sì, esatto. Un membro però... della famiglia Felicita ha anche spiegato come, ma però insomma, ci sono affezionato alla fine. Ma sì, dai. Rino, tu che sei un maestro di giornalismo e anche di vita, io ti chiedo proprio giusto così un pensiero, che prima ne parlavamo con Fabio ed era abbastanza sconvolto del fatto che possa essere uscita la notizia per la quale Borriello sarebbe stato escluso dalla Roma e messo fuori rosa, cosa che poi insomma adesso dovrebbe arrivare alla smentita, per aver partecipato al programma di Fiorello. Ma io francamente quel pezzo lì del programma di Fiorello non l'ho visto e... Ma questo non ho capito. Per qua. Perché non gli hanno dato l'autorizzazione ad andare? Sarebbe follia, però, no? Ma andiamo. Penso di sì, che pure Rino non convinca. Non facciamo ridere. Esatto. Cioè, ci dovrebbero essere dei limiti alla decenza. Ecco. Sì, ecco, infatti ci auguriamo che sia questo. Anche che Rino, stavo dicendo prima, manco al collegio dei gesuiti sono così rigidi. Davvero? No, ma poi insomma... No, non ci crede nessuno, dai, speriamo che non sia vero. Senti, stasera c'è una partita, usciamo un attimo dal discorso Roma, andiamo sulla Champions League. A parte che ieri pure ne abbiamo viste di belle di partite, soprattutto il Marsiglia che perdeva 2-0, ha vinto 3-2, Spalletti che è passato il turno con lo Zenit. Spalletti, volevo dire una cosa però, perché si parla tanto di ritorno Spalletti in questo momento di crisi della Roma. In quest'annata Spalletti è stato anche un po' pizzicato dai giornalisti russi, perché fa un po' di catenaccio. Col Porto avete visto, no? Cioè, gara tutta difensiva. E devo dire che io ho visto molte partite dello Zenit di campionato. Difesa e contropiede a go-go, ragazzi. Tra l'altro con degli uomini molto bravi a farlo. In Russia l'influenza della stampa, dei giornalisti, sia importante come lo è, per esempio, in Italia o in altri paesi, Sì. Io non credo che il giornalismo in Russia possa influire. No, certamente no. No, però sul fatto di influire hai assolutamente ragione. Anche io ho visto diverse partite dello Zenit, però giocano bene. Giocano bene. Un po' meno dello scorso anno. È vero, però è cambiato. Io ieri non ho visto la partita con il Porto, però credo che se tu vai in casa del Porto e te la vuoi giocare... rischi di perdere. Lo Zenit ieri ha bisogno anche del pareggio. No, infatti. E posso dirti una cosa, Fabio? A tratti quest'anno lo Zenit ricorda un po' la Roma di Spalletti, nel senso che crea delle tonnellate di occasioni da gol e spesso non concretizza, che era un po' un problemino che la Roma di Spalletti ha avuto qualche volta. Ma non è casuale. No, insomma, infatti. Che lo Zenit ricordi la Roma di Spalletti. No, infatti. Gioca bene, peraltro, è una squadra anche bella da vedere spesso. Rino, su questa sera, eccolo qua, esatto, apro una cosa. Ternana e Perugia, due squadre rivali, sono state eliminate dalla Coppa Italia del nostro amico Gautieri, poi. Non piange nessuno. Lo sapevo che c'era. Ma Napoli questa sera, Rino, cioè, ha una partita sulla carta facile, perché il Villarreal ne ha perse 5. Ma non sono mai facili le partite che hanno un traguardo importante. Sono insidiose poi, no? Perché come Roma-Lecce di qualche anno fa, insomma. Si giocano molto, ecco, le squadre in queste partite. E per il Napoli, insomma, riuscire a superare il turno è molto importante, anche dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista di tenere in vita quegli entusiasmi che a Napoli trovano il terreno più fertile, più facile, insomma. C'è qualcuno che si gioca la vittoria del Villarreal, ce lo chiede, mi sono giocato la vittoria del Villarreal, sono pazzo? No, dipende dalla quota. La quota è sicuramente enorme. E allora, sai, voglio dire, se uno vuole... Infatti puoi anche giocare il Chievo che vince lo scudetto, però perdi. Ma infatti io non lo gioco.
Però devo dire una cosa, io personalmente faccio il tifo perché il Napoli vada avanti anche non un po' per il calcio italiano, ma la partita sarà difficile stasera, perché fateci caso, il Napoli affronta per la prima volta in questo girone di Champions una partita da favorito. Sì, però che è completamente diverso come approccio. Sono un po' gli spagnoli da allenatore. Sì, ma gli allenatori ti diranno non ci sono partite facili, soprattutto un allenatore non ti dirà mai che la sua squadra è favorita. Perché tutte le partite sai che cosa c'è? Sì, Marino, gli spagnoli non ti concederanno nulla. No, a parte quello me. Che non ti regaleranno niente. Ma poi tu metti i giocatori del Villarreal, 0 punti in un girone. Sì, sì. Voler chiudere il girone 0 punti è tra virgolette un po' umiliante, no? Quindi magari molto, ma anche figura di tolla, magari. Una brutta figura, quindi non sarà una partita semplice sicuramente. No, ma non lo sono mai, però sarà più semplice quella di un'altra, ecco. Oddio, secondo me è più facile per il Napoli battere il Villarreal a Villarreal che non per il Manchester City battere in casa al Bayern Monaco. Ma dipende dal Bayern. Il Bayern gli mancano diversi giocatori, ma importanti. È come il campionato italiano, tu dici devi giocare con il Lecce, è una partita difficile, sarà più facile con il Lecce che con la Juventus, no? Quello non c'è dubbio, chiaro, sì. Però sai, cioè, quando devi vincere per forza non è facile, devi andare al Villarreal e vincere. Però sai qual è il discorso, Rino? È che l'impressione che si è avuta è che dopo dopo l'impresa di aver battuto il Manchester sembrava City, già fatta. Sembrava qualificato il Napoli, ma in realtà devi vincere un'altra partita. No, cioè quella è la difficoltà. No, l'unica cosa positiva me. È che è tutta nelle sue mani, certo, dipende solo esclusivamente da loro. Che basta vincere. Uno può anche sperare che il Villarreal, insomma, tutto sommato si preoccupi più della sua situazione in campionato che di una competizione nella quale non ha bene. In campo internazionale è difficile, però quando, ripeto, quando parte, credo, non so, una vittoria in Champions sono sempre entrate per la società. Sì, ci sono anche squadre che legano un pochino i conti economici, il campionato ad una partita, cioè una vittoria in una partita, anche se non ti dà nessun risultato pratico, però fa morale, migliora la situazione dal punto di vista ambientale. Io ricordo una volta la squadra slovacca o ceca, l'Accademica si chiamava, una squadra che ha vinto solo una partita, vincendo 2 partite, e poi perdendo tutte le altre non passò al primo turno, neanche andò in Europa League. Disse poi il presidente: grazie a quelle 2 partite vittoria abbiamo salvato la squadra dal fallimento. Però poi, dopo aver letto le dichiarazioni dell'allenatore Garrido del Villarreal, metterà in campo la formazione migliore. Quindi comunque però il Napoli se la deve sudare. Io devo dire però una cosa, non so se il maestro è d'accordo. In ogni caso, se adesso anche il Napoli non ce la dovesse fare, è chiaro, sarebbe una rosicata senza precedenti. Però per il Napoli essere riuscito ad arrivare con il risultato tutto quanto nelle sue mani all'ultima giornata di un girone che sulla carta era ai limiti dell'impossibile, ecco, proibitivo, hai detto la parola giusta, è comunque un grande risultato, Rino, penso in assoluto. No, poi magari ma il rimpianto secondo me sì, sarebbe però io dico a oggi questo girone è già fatto un'impresa. Rino, tu che ne pensi? In quella situazione, in quel caso, Napoli è una città straordinaria ma anche pericolosa, perché è così pronta ad entusiasmarsi ma è anche pronta ad abbattersi. Quindi ne ricorda un'altra. Comunque, le emozioni non sono mai su livelli medi, ecco. Comunque dico una cosa, che se il Napoli quest'anno non aveva la Champions, in questo momento era prima in classifica, sì. Campionato. Tu sei d'accordo, Rino? Mi sembra una versione un po' ottimistica. No, ma il Napoli, guarda, Rino, il Napoli dopo che ha battuto il Milan 3-0, ha fatto il turno infrasettimanale a Verona, dove Mazzarri ha cambiato 7-8 giocatori. Sì, è vero. Esagerato. In quel momento c'era grande entusiasmo perché veniva dal pareggio di Manchester con Manchester City fuori, battuto il Milan in casa, primo in campionato. C'erano tutti i presupposti per far sì che il Napoli potesse prendere una piccola, come posso dire, piccola fuga. A me non piacciono mai troppo le squadre il cui rendimento è molto diverso quando giocano in casa e quando giocano fuori. Io le qualità di un allenatore preferisco misurarle proprio sul piano la differenza di rendimento di una squadra tra partite interne ed esterne. Ma però il Napoli gioca nella stessa maniera, sia in casa che fuori, Non è una squadra che magari va fuori e pensa più a difendersi. Napoli è una squadra che gioca sempre. Sì, però i risultati sono diversi.
Non so, forse quest'anno. Quest'anno diciamo c'è differenza. L'anno quest'anno. Scorso hanno vinto tanto in trasferta. Poi, per esempio, è curioso: per esempio, il Palermo che vince in casa sempre ha fatto 6 su 6. Se non vado errato, addirittura fuori, 7 fuori su 6. Ha preso un punto. Fuori casa ha fatto 2 punti. Adesso ha pareggiato anche a Parma, che insomma. E poi ha sempre perso. E poi ha sempre perso. Rino, ci fermiamo per un attimo di pausa. E poi, dopo, anche sul campionato con il Milan che ha preso Tevez. E poi anche sulla Roma e su altre situazioni. Rimani con noi, maestro. A tra pochissimo. Qua.